Nuovi e importanti investimenti, accordi pluriennali per valorizzare la bellezza e potenziare la qualità di fruizione del parco, tecnologia all'avanguardia per ridurre i rischi di incendi, figure professionali di controllo e sorveglianza al servizio del territorio e della comunità che lo vive. Quelli appena elencati sono solo una parte degli ultimi interventi promossi dal Comune di Pesaro e dall'Ente Parco San Bartolo per garantire più controllo e manutenzione nell'area e per continuare nell'opera di promozione turistica riservata all'importante gioiello naturalistico del territorio. Un pacchetto di iniziative molto importanti che vanno nella direzione della tutela e della conservazione, ovvero l'assunzione a tempo indeterminato di una figura, di un cantoniere che possa tenere, diciamo, in ordine, contribuire a tenere in ordine gli arredi e tutto quello che, insomma, nella vastità del parco, particolarmente poi anche il legno, ne fanno anche la bellezza e la cura, e l'individuazione di un agente della Polizia Municipale dedicato in funzioni di guardia parco, quindi per aiutare tutte le azioni di controllo, in particolar modo quelle legate anche agli incendi e alle, diciamo, i vari vandalismi che a volte si possono verificare purtroppo in una zona vasta come questa, e l'accordo anche con le guardie ecologiche volontarie, che anche questo contribuirà a rafforzare l'attenzione e la copertura, il raddoppio delle risorse, che in realtà vuol dire 5 volte tanto rispetto agli ultimi anni, rispetto alla riattivazione di sentieri, quindi per fruire sia a piedi che in bicicletta. Vediamo sempre più questa attenzione del parco, grazie anche al successo delle domeniche in bicicletta, insomma, va sostenuta e rilanciata in questa chiave, e l'innovazione tecnologica che è stata presentata oggi, cioè dell'installazione di una serie di telecamere termiche, che quindi, riuscendo a sondare un'ampia parte di territorio, aiuteranno le forze dell'ordine, i vigili del fuoco, insomma tutte le autorità preposte a controllare appunto il rischio incendi, che in questa parte dell'anno, in particolar modo anche con l'assistenza che stiamo vivendo, è quanto mai forte. Andremo a installare una telecamera con un'analisi video bordo, quindi con un'intelligenza artificiale che dal molo posizionato più a nord inquadra tutta la costa e quindi ha una visuale di circa 4 km. Questa telecamera ha un brandeggio a bordo, quindi va a fare una scansione delle varie aree, e se rileva un principio di incendio dà un alert all'istituto di vigilanza, e quindi l'istituto di vigilanza poi interviene sul posto e chiaramente verifica qual è stata la situazione e attiva le forze dell'ordine. Chiaramente l'istituto di vigilanza può anche visionare le telecamere, quindi capire se è un falso allarme o un allarme reale. Avrà a disposizione sia una telecamera termica ma anche una telecamera ottica, quindi una telecamera visiva per poter meglio capire qual è il contesto. Ringraziamo l'Ente Parco per questa gara e diciamo a breve, quindi consideriamo verso la metà di agosto, la telecamera verrà installata. Questa prima telecamera sarà seguita da una seconda telecamera che già l'Ente Parco ci ha commissionato. Adesso dobbiamo individuare ancora il punto preciso, e poi in un futuro ci saranno ulteriori telecamere, perché comunque l'area è molto vasta e quindi necessiteranno di ulteriori telecamere.